mentre Lacci, presidente dell'ottava commissione ambiente della Camera, ci manda un breve salanti, impegni precedenti mi impediscono di partecipare alla vostra iniziativa che trovo di grande interesse. L'analisi materiale forniti dall'ISPRA confermano, come sempre, il quadro preoccupante del nostro paese in merito al rischio idrogeologico, una situazione nota aggravata dagli eventi estremi generati da mutamenti climatici. Ma le responsabilità principali, come sappiamo, sono dovute a decine di incuria e inerzia rispetto alla gestione del suolo, a cui si sono sommati interventi predatori e abusi devastanti. Eppure il nostro paese, il territorio, il paesaggio, sono una delle risorse più importanti, insieme al suo patrimonio di bellezza, qualità e creatività. L'Italia, fortunatamente, si è messa in movimento e sta cambiando passo. Per la prima volta è stata istituita dal governo una apposita unità di missione, Italia Sicura, con il compito di coordinare progetti e finanziamenti in un settore troppo spesso frammentato per competenze e burocrazia. In questo quadro il contributo e le professionalità dell'ISPRA si mostrano ancora una volta di rilevante importanza. La strada tracciata è quella giusta ed occorre percorrerla a fondo, per una svolta affinché l'Italia possa fare l'Italia. Buon lavoro, Ermete Galacci, presidente dell'ottava commissione ambiente, territorio, lavori pubblici della Camera dei Deputati. Io credo che la migliore introduzione alla giornata non poteva esserci, credo che sia una grande sintesi di quello che abbiamo voluto insieme rappresentare con questa giornata. Come ho detto, il sottosegretario Mario Morigliani ci raggiungerà in qualsiasi momento, invece il senatore Marinello, presidente della 13ª commissione ambiente del Senato, non riuscirà a raggiungersi per motivi di nuovo di natura diciamo istituzionale. Ci tengo moltissimo ad esserci personalmente, quindi non è riuscito neppure a indicare una sostituzione, che è proprio una questione del ritmo. Allora, detto questo, io prima di iniziare faccio alcuni ringraziamenti particolari alla struttura di missione, prima di tutto, perché in qualche modo non solo ci ha dato l'opportunità come Presidenza del Consiglio di ritrovarci in questa sala, ma ci ha dato diverse opportunità, quello che diceva anche Ermete Galacci, di presentarci al Paese assieme al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile come sostanzialmente un tutt'uno assieme ai vari dicasteri coinvolti, che sono il Ministero dell'Ambiente, ma sono anche altri dicasteri tipo il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e compagnia. Vorrei ringraziare i colleghi delle autorità di bacino. Consentitemi il primo ringraziamento a loro, in una lotta comune che ci ha visto da molti anni nel tentativo di realizzare quella che per noi è stata una legge di riferimento fondamentale, che è la legge 183 dell'89, difesa del suolo, poi raccolta dentro il 152 del 2006. Io ricordo che quella legge nacque dopo gli eventi della Valtellina, forse i più vecchi si ricordano diciamo il percorso importante che il paese fece tra il 1989 e il 1987 al 92 con la legge di protezione civile, la 312. Allora voglio ringraziare loro perché in questi ultimi anni sono stati proprio nella lavatrice istituzionale, nel senso che le autorità di bacino non c'erano, si spegnevano, si accendevano, non si accendevano, in realtà c'era la necessità di stabilizzare il quadro istituzionale che lentamente, a mio avviso in modo non totalmente soddisfacente, però sta giungendo in porto. In questi anni loro hanno assicurato un lavoro molto discreto, ma continuo, hanno continuato a presidiare informazioni, hanno continuato a presidiare il collegamento col territorio, su cui gran parte del lavoro, sia nostro sia della struttura di missione, in realtà si appoggia assieme a quello delle regioni e del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Quindi, da presidente dell'ISPRA, io mi sento il dovere di ringraziarvi per questo percorso che questi anni abbiamo fatto assieme. E quindi vorrei che facessimo un primo applauso a loro, perché sono qui davanti, ne parleranno.